5 e il 6 maggio prossimi a Bruxelles celebriamo la 15ª giornata europea per i diritti del malato. Quest'anno ovviamente la giornata cade in un momento molto particolare, siamo ancora alle prese con la pandemia e sentiamo di dover fare il punto con due temi fondamentalmente che animeranno la prima e la seconda dei 2 giorni. E il primo giorno sarà infatti dedicato al ruolo che le organizzazioni dei cittadini, della cittadinanza attiva a livello di tutta l'Europa hanno avuto nel resistere, nel cercare di dare il loro contributo alla gestione della pandemia, quindi un accento forte sul tema dell'attivismo civico. E invece il secondo giorno rifletteremo più che altro sulla resilienza dei servizi sanitari nazionali, dei diversi sistemi sanitari dell'intera Europa. E avendo sempre come riferimento la nostra Carta europea per i diritti del malato, in un momento in cui i diritti dei cittadini malati sono spesso negati, perché l'attenzione è ovviamente concentrata nella lotta alla pandemia e ci sono tante malattie, chiamiamole così, ordinarie, che sfuggono alla possibilità di essere curati. Di questo in particolare, quindi con riferimento ancora una volta al diritto all'accesso, ci occuperemo, ma ci occuperemo anche di diritto alla trasparenza, all'informazione, perché vogliamo sapere come i servizi sanitari nazionali possono riuscire a gestirsi nei prossimi anni. Anni che non saranno facili, c'è un chiaro orientamento ad andare verso un'Europa più unita dal punto di vista della salute. Si è parlato proprio di un'Unione Europea della Salute, c'è un manifesto europeo della salute e l'Italia in occasione del G20 ospiterà il 21 maggio un evento globale sulla salute. Sono tutte occasioni per porre il tema della salute pubblica in termini di grande interazione tra tutti i livelli, livello territoriale, regionale addirittura, i livelli nazionali, il livello europeo e il livello mondiale, perché come abbiamo visto, pandemie come quelle con cui stiamo facendo i conti non si possono sconfiggere se non con un approccio che sia profondamente integrato. Ogni anno, in occasione della giornata europea, noi anche in Italia facciamo degli eventi di mobilitazione dei nostri attivisti sul territorio, proprio per ricordare questa forte interdipendenza tra il livello europeo e il livello nazionale in materia di salute. Quest'anno purtroppo non potremo fare questi eventi in presenza, ma troveremo comunque il modo di essere anche con i nostri attivisti, in sintonia con quello che sta per succedere a Bruxelles e in un video raccoglieremo delle testimonianze ispirate alla Carta europea per i diritti del malato, che rimane la nostra bussola e il nostro riferimento.